La fiaccolata per le vie di Torino, proiezioni di cinema civile con Aiace e una serie di eventi collaterali, tra cui la presentazione delle lapidi restaurate, per ricordare il 70° anniversario della Liberazione. In particolare, il 25 aprile, Comitato Resistente Costituzione aderisce, per il secondo anno, a Jazz della Liberazione, con momenti musicali che seguiranno il programma presentato allo Student Zone dei Murazzi del Po. Ci sarà un'anteprima il 25 aprile e chiudiamo invece col 2 giugno, perché poi il festival si sposta alla fine di maggio, quindi all'interno di queste due date istituzionali poi dal 28 maggio al 2 giugno appunto ci sarà la quarta edizione del Torino Jazz Festival, che è una edizione tutta giocata come una specie di grande happening all'interno della città. Ridisegneremo i luoghi, il museo egizio, i teatri vecchi e nuovi e naturalmente Piazza San Carlo, che sarà il nuovo cuore pulsante della città, dove presenteremo i grandi nomi internazionali. Poi c'è tutta l'attività notturna del Fringe con le Night Towers in Piazza Vittorio, la musica sul fiume.